Nel 2018 non saranno previsti aumenti tariffari ed è prevista l'entrata in servizio di 5 nuovi convogli modello JETS e negli anni seguenti sarà introdotto nuovo materiale rotabile. Sono i dati positivi emersi dall'incontro tenutosi a Genova tra utenti e Trenitalia, che ha visto la partecipazione anche dell'assessore regionale ai trasporti Gianni Berrino. Sul tavolo della discussione anche i disagi causati dal gelicidio di inizio mese, sui quali sono in corso anche indagini. La Regione ha annunciato di voler dar vita a un piano di emergenza con l'impresa ferroviaria. I pendolari hanno poi sottolineato altri problemi della linea del Ponente, in particolare tra Pietraligure e Loano, ma anche i ritardi di Tello e Intercity. Per i pendolari si tratta di problemi già affrontati con RFI, che, a loro dire, la società delle ferrovie non è capace o non vuole risolvere. Per le imperiese sono stati posti in evidenza i gravi problemi riscontrati nelle nuove stazioni di Imperia e di Ano, tra cui le infiltrazioni d'acqua e mancanza di servizi igienici.